Storie di donne che vogliono addolcire la propria immagine perché si vedono dure, si vedono spigolose. E qui io mi pongo spesso una domanda e dico, ma sarà qualcun altro che le spinge a cercare di addolcire il proprio aspetto? O sarà una loro esigenza? O sarà una fragilità? O sarà una debolezza? Per cui, quando qualcuna vuole apparire più dolce, più leziosa, si ponga una domanda che è di fondamentale importanza. Per chi faccio tutto questo? Lo faccio per me stessa o lo faccio per qualcun altro? Attenzione, perché nell'istante stesso in cui entriamo nel meccanismo di accontentare gli altri, vuol dire che condanniamo a morte la nostra personalità e la nostra identità. Quindi, se una persona vuole addolcire il proprio aspetto, sappia che ci sono delle tattiche, delle regole, delle strategie, ma bisogna partire dal pensiero. È qualche cosa che sento? È qualche cosa che mi appartiene? È qualche cosa che voglio fare perché è da tempo che desidero questo e mi vedrei bene addolcita nei lineamenti e nell'immagine? Allora, via libera. Ma c'è un'ultima considerazione da fare. Addolcire la vostra immagine deve essere rapportato strettamente a quello che è il vostro carattere, a quella che è la vostra personalità, a quella che è la vostra identità. Se no siete fuori strada.